il campionato si vince con una squadra compatta e con una squadra che sa quello che vuole. Poi se arrivano anche delle partite in cui si riesce anche a giocare bene, Sì. a fare spettacolo, meglio Sì. ancora, ma non credo che fosse, diciamo, al primo posto degli obiettivi dell'allenatore, e No. questo poi sta arrivando anche una qualità di gioco un Sì. pochino più alta nelle ultime partite, ma ripeto, io penso che alla fine la cosa più importante fosse trovare compattezza anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista difensivo, Certo. perché è una squadra che praticamente non subisce gol. Sì, forse no, sinceramente sarebbe stato meglio Continuare visto come continuare a giocare, sì, per quello sì, però il fatto, sai, è che la squadra ha talmente tante alternative, Sì. no? Soprattutto davanti, ma anche in mezzo al campo, soprattutto centrocampo e attacco, che in realtà anche giocando una volta ogni 3 giorni l'allenatore ormai ha trovato Gli i dosaggi equilibri, giusti anche nel turnover, esatto. Quindi ecco, non avrebbe tanti problemi a continuare a giocare senza fermarsi. Del Bari che mi dici? Insomma, la Cura Carrera ha bisogno di tempo, naturalmente, però è un avversario temibilissimo, chiaramente, per l'Avellino. Sì, più che altro il discorso dell'Avellino che va ovviamente valutato è che i playoff saranno un altro campionato. L'unica controindicazione di questo super momento attuale è che forse sta arrivando troppo presto. Cioè, bisogna capire poi quanto durerà, perché è importante che la squadra che vive il suo massimo splendore di forma fisica e psicologica, non adesso, perché tu facendo il massimo probabilmente per cercare di arrivare secondo, ma per arrivare secondo, perché per arrivare primo è impossibile con il rendimento della Ternana. Quindi verrebbe quasi da dire dosate le forze adesso, Che poi sarà dura e lunga. perché non cominciano i playoff, cominciano più avanti. Quindi anche il Bari può sembrare sì, vabbè, adesso il Bari ancora non ha una sua identità, beh, tanto l'importante è per il Bari ce l'abbia più avanti. La sfiga è aver beccato una Ternana così, perché come stai Esatto. andando tu con il Se rendimento che hai, con la squadra che potevi hai ancora costruito, giocartela, sì, è per una il squadra primo. da vincere il campionato. Certo. È il giocatore che ti ha più sorpreso. Devo dirti Carriero, forse, perché me ne avevano tutti parlato prima di fare la telecronaca, sentivo anche appunto i vostri commenti, e credo che sia un giocatore che sicuramente merita, a prescindere da questa stagione, una chance in una categoria superiore.